su quanto sia illogico. Cerchio medianico K, la via mistica, attraverso Marco, a cura di VB. Frate Bernardo, altissimo Signore, spesso giudico i miei fratelli e me stesso. I miei fratelli maggiori più volte si sono espressi intorno all'illogico di chi giudica gli altri. Ma oggi, altissimo Signore, mi viene da meditare su quanto sia illogico giudicare se stessi, perché non si tratta di giudicare, ma di conoscersi ad una vigile attenzione alla fiaccola dell'intimo mio. Tu, altissimo Signore, che sei nel silenzio del mio essere interiore e nel clamore del mondo, che sei nella sintesi e nell'antitesi, tu, altissimo Signore, che sei nella conoscenza e nell'ignoranza, nella gioia e nella tristezza, nella mestizia e nell'ebbrezza, nella consapevolezza e nell'ingenuità, nella coscienza e nell'ignoranza, nella menzogna e nella realtà, nell'oggettivo e nel soggettivo, nell'assoluto e nel relativo. Tu, altissimo Signore, mi insegni che ogni giudizio è limitazione di ciò che per natura è illimitato, essendo parte di te. Dammi questa cosmica capacità di vedere, questa distaccata e ad un tempo compresa cognizione del vero, questa ascesi che è immedesimazione col mondo, questa solitudine che è compagnia della verità. È scritto infatti: a chi aprirà io entrerò e cenerò con lui. Ma gli uomini hanno frainteso l'importanza di questa frase evangelica, altissimo Signore. Perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno. Scendi nell'intimo di ogni uomo, o Cristo. Preghiamo tutti, fratelli, a ciò che questo avvenga in voi oggi, ora. Iniziamo da oggi, iniziamo da questo momento e non separiamoci mai. Amen, fiat, fiat, fiat. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, benedictio mea in nomine Domini, super vos descendat, et pax vobiscum sit in nomine Domini. Bernardo, il vostro fratello Bernardo vi saluta. Preghiamo insieme, fratelli, e leggiamo qualche volta il Vangelo insieme. Ci potremmo aiutare. Vi lascio. Pax vobiscum in nomine Domini.